Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze della nostra Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Per chi ha seguito il percorso di questi ultimi mesi, più di un anno ormai, cari amici, sapete che abbiamo percorso un pezzo di strada importante e anche difficile. Abbiamo affrontato domande, oggi diremmo scomode, relative alla morte e alla vita dopo la morte. Abbiamo concluso un itinerario lungo che ci ha accompagnato pagina dopo pagina con questo libro pubblicato circa un anno fa, appunto Oltre, dove il tema è quello della vita eterna e la cifra direi caratteristica è quella della speranza. Grazie a voi cari amici che avete accompagnato questo percorso in questi mesi, grazie alle vostre domande, ai vostri suggerimenti, di volta in volta abbiamo visto prendere forma una speranza sempre più certa alla luce di quella grande, di quel grande evento che è il miracolo della resurrezione, che getta una luce nuova sulla vita del cristiano e di ogni uomo a partire dal momento presente. Ma sono rimasto stupito davvero al vedere le reazioni in una delle ultime puntate relativamente a una testimonianza che ha colpito tanti di voi. Ed è la testimonianza legata alla vicenda di Filippo Gagliardi, questo giovane di Verbania, che 3 anni fa circa ha concluso la sua esistenza terrena a causa di una malattia e l'ha conclusa in un modo che ha lasciato stupiti tanti, credenti e non, in un modo che sembra contraddire quella verità secondo il mondo per cui la vita terrena è la fine di tutto. E invece c'è stata una grande speranza, una storia di fede, una testimonianza che ha saputo toccare tanti e tanti cuori. Se vi ricordate, cari amici, in questa puntata, parliamo di un paio di mesi fa, avevo anche citato una lettera che Anna aveva scritto a Filippo ed era una lettera che si concludeva con un passaggio molto particolare, ve lo voglio riproporre perché è quello che la maggior parte di voi mi ha risegnalato dopo questa puntata. Scriveva Anna e leggeva queste parole il giorno delle esequie di suo marito Filippo. Ho sempre saputo di avere accanto una persona davvero speciale. Adesso so per certo che accanto a me c'è un angelo speciale che non mi abbandonerà mai, perché, come mi hai sempre ripetuto fino all'ultimo, io e te insieme per sempre. Ecco, cari amici, questa conclusione di una lettera che in un momento in cui la vita sembra essere sconfitta dalla morte, invece trionfa nuovamente nel nome di un amore che va oltre la fine della vita terrena. Tanti mi hanno chiesto di ripartire da qui e questa sera ho deciso di condividere con voi un dono particolare. Perché? Perché la moglie di Filippo, cioè Anna, è con noi questa sera in diretta dagli studi di Radio Maria da Erba, è venuta per portare la sua testimonianza, raccontare con la sua viva voce quella che è stata l'esperienza, il cammino, la condivisione con Filippo. Insieme ad Anna abbiamo anche Don Fabrizio, che era responsabile dell'oratorio di Verbania, dove questa vicenda ha avuto luogo, e da poco tempo è parroco, se posso dirlo, di Castelletto Ticino. Quindi senz'altro a quanti sono in ascolto chiediamo una preghiera per questo nuovo incarico che da pochi giorni Don Fabrizio si trova a dover svolgere. E poi siamo in compagnia anche di Andrea, un carissimo amico di Filippo, che ha vissuto insieme a lui diciamo il tratto decisivo di questo cammino. Per cui questa sera, cari amici, come svolgeremo la trasmissione? Svolgiamo proprio attraverso le voci di quelli che Filippo l'hanno conosciuto. E quindi mi sembra giusto partire con te, Anna, e vorrei proprio chiederti, da questi versi di questa lettera che ho proposto ai nostri cari amici ascoltatori, se ci aiuti a avere un'idea della storia che l'ha preceduta. Quindi qual è la vicenda di Filippo e cos'è che ha reso questa storia così particolare, così attraente, in primis per te ma anche per tanti che Filippo l'hanno conosciuto prima e dopo. Buonasera a tutti. Ecco, quando mi viene chiesto di raccontare di me e di Filippo, mi viene da pensare a lui come un ragazzo straordinariamente normale, nel senso che Filippo e io insieme a lui siamo ragazzi cresciuti in oratorio, cresciuti grazie alle GMG, che abbiamo fatto dei passi insieme, un cammino insieme. Ecco, e grazie a questo cammino che abbiamo fatto insieme, ci ha portato ad affrontare le difficoltà, le scelte che magari si trovano a dover affrontare ragazzi normali, come chiunque di noi, dei nostri amici, comunque dei ragazzi normalissimi. E è straordinario perché la sua vita è stata una scia di luce. E lo è stata durante il cammino fatto insieme, prima del fidanzamento,
ufficiale, e poi nell'anno che abbiamo potuto vivere insieme. Io e Filippo ci siamo sposati nel 2012, il 15 settembre, dopo 10 anni che stavamo insieme, e ci siamo sposati sentendoci accompagnati, nel senso che non avevamo grandi certezze, perché nessuno dei due aveva un lavoro fisso, c'era la paura del futuro, del non sapere dove andare, di un futuro incerto, insomma. E, però nel cammino che avevamo fatto negli anni precedenti, erano stati un po' come dei piccoli gradini fatti insieme, no? Nella certezza che non eravamo da soli, nella certezza che insieme a noi comunque c'era il Signore che ci accompagnava. E allora abbiamo deciso di sposarci, di buttarci in questa nuova avventura. Hai detto 10 anni di fidanzamento, perché in realtà avete cominciato questo percorso quando eravate ancora molto, molto giovani. Sì, ci siamo messi insieme, che eravamo due ragazzini, io avevo 16 anni, lui ne aveva 19, ed è iniziata la nostra storia, una qualunque storia, come due ragazzi normali. Il mio obiettivo era arrivare addirittura a un mese di storia, perché a 16 anni non ho mai avuto un ragazzo per più di un mese, ecco. E invece abbiamo camminato per 10 anni insieme, affrontando un po' le fatiche che lui ha dovuto affrontare, soprattutto legata alla separazione dei suoi genitori, che ha messo, comunque lo ha messo tanto in crisi. Una separazione avvenuta in età adulta per lui, comunque lui andava all'università, e questo ha messo in crisi un po' anche il nostro rapporto, no? Dal dire, insomma, se i miei genitori hanno fallito, è successo comunque una rottura, e se loro non ce l'hanno fatto, che sono i miei pilastri, che sono la mia forza, comunque, io non ce la farò mai, no? Io non potrò arrivare a una vita serena, una vita matrimoniale serena, perché non ce la posso fare. Io mi ricordo che una serata, finito il lavoro, che ci siamo visti, lui era particolarmente in crisi per questa cosa, no? E niente, gli ho detto che, insomma, dovevamo provarci lo stesso, no? Andare avanti insieme e vedere dove si andava, che eravamo accompagnati comunque, non eravamo da soli, che lui poteva partire anche dagli errori fatti, da quello che aveva potuto vivere, per puntare più in alto, per fare dei passi in più. E allora abbiamo scelto appunto di sposarci, ci siamo sposati il 15 settembre 2012 e abbiamo avuto subito una grande grazia, una grande fortuna, che è stata quella di ricevere subito il dono di un bambino. Io, diciamo, avevo questo forte desiderio di diventare mamma, no? E lui, essendo ingegnere, Filippo era un ingegnere civile, e doveva capire bene le cose prima di farle, no? E mi diceva, in primi mesi, mi diceva, insomma, prima devo capire che mi sono sposato, questo grande cambiamento, poi magari potrò fare degli altri passi. E mi rimarrà sempre nel cuore queste sue parole. Un giorno, intorno ai giorni di Natale, lui era andato a confessarsi in chiesa da Don Fabrizio. E io ero rimasta a casa, non so perché, ma io non ero andata con lui. E tornando a casa in serata mi ha detto, guarda, dobbiamo parlare. E il mio terrore è stato quello che, bene, qua non andiamo più molto avanti, probabilmente c'è un problema, no? E in realtà lui mi ha detto che lui aveva capito che era pronto per diventare papà. E poche settimane dopo, appunto, abbiamo scoperto di aspettare un bambino. Ma la cosa straordinaria di Filippo è l'ho scoperta un anno dopo. L'ho scoperta grazie a Don Fabrizio, e che mi ha raccontato che durante, appunto, la confessione, durante l'adorazione successiva, lui gli ha detto tra le lacrime che aveva capito di sentirsi pronto per diventare papà, e gli disse questa frase: perché certe cose le capisci solo davanti al Signore. Ed è qualcosa, secondo me, di spettacolare, perché noi possiamo farci tanti castelli, possiamo pretendere ad avere noi la verità in tasca, però a volte non è così. Il più delle volte, forse, davanti a scelte grosse, davanti a, diciamo, un burrone quasi, no? Che hai davanti una scelta talmente più grossa di te, che è solo lui che ti può
indirizzare nel verso giusto. Prima hai parlato di un cammino che non si può fare da soli, siete stati accompagnati, l'accompagnamento è quello che viene dal Signore di fronte ad un momento straordinario come l'adorazione eucaristica, ma anche quello fatto di una vita quotidiana nella realtà dell'oratorio, no, di San Vittore a Verbania. Qui vorrei allora chiedere a Don Fabrizio, stando ancora in questo percorso, no, che ha preparato questa coppia di fidanzati e poi giovani sposi, per un'avventura straordinaria, fatta di sofferenza e testimonianza, ma prima era una normale coppia. Allora voglio chiederti che cosa vedevi in questa coppia di fidanzati prima e poi di sposi nella quotidianità dell'oratorio a Verbania. Certo, buonasera a tutti. Sì, io ho avuto certamente una grande grazia e questa grande grazia è stata quella di poter incrociare Filippo e di poter essere davvero... diventare un amico di Filippo. Io devo dire questo, Filippo 10 anni fa non è il Filippo di 3 anni fa, nel senso che Filippo dice prima di tutto, ha detto a me e ha detto a tutti noi una cosa vera, e cioè che nella vita si cammina, ci si muove, ci si sposta, si cresce. Ma questo avviene se si cerca, se ci si mette in gioco, se davvero si apre il cuore. Io nel cammino dell'oratorio è fatto, no, da tante persone disponibili, però a un certo punto arriva il momento in cui ti chiedi, no, se c'è da fare un passo in più, se c'è da osare un po' di più. E io credo che questo sia avvenuto, no? Era avvenuto attraverso soprattutto un'esperienza che avevamo conosciuto, che è una luce nella notte, adesso non sto qui a spiegarla, comunque è un'esperienza, diciamo, di evangelizzazione anche un po' di strada, no? Ed è un'esperienza che ci porta a credere che portare una persona davanti al Signore presente nell'Eucarestia sia la cosa, un regalo bello che possiamo fare a chiunque, perché poi se lì c'è il Signore, voglio dire, no? Ci penserà un po' anche Lui, no? E però era anche il fatto di riuscire a dire e a parlare di Gesù pubblicamente, cioè di riuscire, noi siamo abituati a dire, no, che basta la testimonianza, il fare, no, senza il dire. Ma quando sulle labbra di un giovane esce il nome Gesù, non tanto buttato lì per buttarlo lì ovviamente, no, ma per dire te lo dico perché ci credo, perché ho scoperto che lì dentro c'è un segreto, c'è qualcosa di bello per la tua felicità, allora si apre una pagina nuova, si apre una storia nuova. Questa esperienza ha cambiato Filippo, ha cambiato Anna, ha cambiato Andrea, ha cambiato me come prete, ho capito tante cose che non avevo capito in 6 anni di seminario, e è stato veramente molto bello vedere come ci si è aperti e come si è capito che per il Vangelo si potevano fare tante cose. Anzi, ogni tanto mi sentivo anche un po' in colpa nei loro confronti, anzi Filippo me lo faceva notare e diceva: ma tu ci chiedi troppo, no? Perché ce n'era sempre una in più da fare o qualcosa di nuovo da prendere, no? E qualche volta mi ricordo negli anni anche che, insomma, no, qualche scontro, ma nel senso buono. E poi però vedere Filippo e Anna anche che dopo il matrimonio hanno detto: ma volete animate ancora, ma ci mancherebbe altro, cioè non c'era nemmeno il dubbio del dire: ma il nostro cammino continua, esserci sposati diventa un segno, diventa una realtà per noi, ma vuole diventare anche, come dire, qualcosa di bello per gli altri, no? E ce li vogliamo portare dietro. Quindi anche per i ragazzi dell'oratorio è stato importante vedere loro come giovane coppia che sono rimasti, che erano un segno. Cioè, assolutamente sì, questo è molto importante. Tante volte nei nostri oratori, quando poi uno fa una scelta diversa o si sparisce o si dice: ho fatto il mio tempo, vero, forse anche vero. Però il coraggio di rimanere lì in mezzo, anche per continuare, poi soprattutto in mezzo ai ragazzi di oggi, no, a parlare dell'amore in un certo modo, ma soprattutto a mostrare l'amore in un certo modo e a dire che l'amore non ti fa chiudere in due, in una tenda, no, quasi in casa tua, ma che l'amore ti lascia aperto e che l'amore genera, chiaramente Anna prima si riferiva al caro Luca, no? Che genera, come l'amore genera un figlio, ma l'amore genera sempre, e credo che la loro presenza in oratorio fosse stata proprio vista come vita. Io ricordo benissimo il giorno del loro matrimonio, fu una vera festa, ma una festa bellissima, sentita, una festa di famiglia, una festa nella quale tutti potevano respirare qualcosa di speciale, qualcosa di bello, qualcosa di intenso, e dire: guarda,
com'è bello essere dei giovani cristiani, perché è un po', credo che sia questo il problema. A volte nelle nostre comunità non si percepisce, non abbiamo nessuno che ce lo mostra, forse perché non l'hanno capito o non siamo stati noi, anche noi sacerdoti, capaci di fare intendere, di far vedere che c'è una bellezza nell'essere cristiani, e c'è una bellezza nell'essere giovani, nell'essere sposati, nell'essere papà e mamma. Io ammiro ancora chi, avendo anche dei figli, rimane in oratorio, ma caspita, ma quella è la famiglia, lì crei, soprattutto in un tempo in cui tante volte la famiglia non ce l'hanno, i ragazzi non hanno dietro degli esempi forti, vedere che lì c'è, io te lo mostro, sarà difficile, sarà, però c'è, è possibile, qualcuno l'ha fatto. Adesso voglio ritornare a quanto diceva prima Anna, facendo tesoro della testimonianza anche di Don Fabrizio, e dire quindi c'è un percorso di fidanzamento, c'è un impegno in oratorio, c'è un matrimonio, e si arriva nel cuore dell'estate, del primo anno di nozze, dove c'è una svolta drammatica. E, ecco, ti chiedo di condividere, per quello che ritieni e per quello che ti senti, Anna, quei giorni che di fronte alla cronaca del mondo sono uno spazio minimo e che per voi hanno significato, io penso si può dire oggi, una sorpresa dietro l'altra. Se vuoi raccontarlo per chi a casa ci ascolta e a volte dietro la cronaca un po' asciutta di chi racconta la storia di un altro non si intuisce mai quello che è veramente accaduto. Quindi cosa è successo? Quale imprevisto ha cambiato quelle che erano le vostre attese di una giovane coppia che si aspettava anche, no, presto di diventare padre e madre con la nascita di Luca? Ecco, ad agosto dell'anno successivo al nostro matrimonio, quindi eravamo sposati da 10 mesi, ero all'ottavo mese di gravidanza, e appena tornati dal mare, praticamente Filippo ha iniziato a non sentirsi bene, ad avere dei dolori addominali, eccetera, e proprio in quei giorni noi saremmo dovuti andare in montagna a Prascondù, al santuario di Prascondù, dove insieme a Don Fabrizio, Andrea e ad altri educatori del nostro oratorio ci prendevamo 2 o 3 giorni per noi, per diciamo programmare un po' l'anno che sarebbe partito poi da metà settembre, quali attività fare con i ragazzi. E proprio quel giorno lì appunto Filippo non stava bene, l'ho un po' convinto ad andare al pronto soccorso per qualunque controllo, magari era stato male, aveva mangiato qualcosa al mare, eccetera, quindi aveva mangiato un po' troppo, che era solito mangiare parecchio, per cui siamo andati al pronto soccorso. Al pronto soccorso, fatti i primi controlli, capiscono subito che c'è qualcosa che non va, che non è un'indigestione, che è qualcosa di più serio, però è necessario fare degli accertamenti il giorno successivo, il 15 di agosto. Quindi era il compleanno di Don Fabrizio, era un giorno speciale, e torniamo il giorno successivo. Nel frattempo avvisiamo Don Fabrizio e gli diciamo che la situazione è seria, e il giorno successivo, il 16 di agosto, torniamo in ospedale per finire questi accertamenti, e al termine del quale viene chiamata l'oncologa che ci consiglia il ricovero in oncologia, perché c'era delle masse non ben specificate, poteva essere di tutto, però decidono che la cosa migliore da fare è quella. E appunto vengono informati i nostri familiari di questa situazione, viene informato bene Don Fabrizio, e da lì parte un po' il nostro calvario. Mi viene da chiamarlo un po' un calvario, ma un calvario che ha portato tanta luce. Ha portato tanta luce a me, ha portato tanta luce alle persone che sono state accanto a noi, che lo sono tuttora, alle persone che hanno poi conosciuto Filippo dopo, non fisicamente, ma tramite la luce che c'è stata dopo. Perché Filippo è stato ricoverato 3 settimane nel reparto di oncologia di Verbania, e al termine del quale ci ha lasciato. Che ha vinto umanamente, ha vinto la malattia, ma in realtà non ha vinto la malattia, ha vinto la speranza nel Signore, la speranza che quello che ci giochiamo in questa vita è per un'altra vita, è per qualcosa di più grande, per una felicità più grande,
E questo Filippo in queste 3 settimane ce l'ha fatto capire bene, perché la scelta principale che lui e io insieme a lui abbiamo fatto è stata quella di non chiudersi, perché mi viene da pensare che spesso quando ci si ritrova in una malattia, quindi in un reparto di oncologia dove diciamo le speranze sono poche, viene da chiudersi, no? Da dire la viviamo io e te, magari con familiari più vicini e basta, no? Perché non se ne deve parlare, perché bisogna viverla solo tra di noi, eccetera, no? Filippo mi disse, quando gli chiesi cosa voleva fare, no? Perché tante persone volevano venire a trovarlo, volevano fare 2 chiacchiere con lui comunque, no? E lui mi disse questa cosa, mi disse che in fondo in lui non era cambiato niente. Se lui prima del giorno del ricovero aveva piacere di parlare con le persone, di stare in mezzo ai ragazzi, di dedicarsi, no, alle altre persone, doveva farlo anche lì finché poteva. Ed è stato un via vai di tantissime persone. Filippo in quelle 3 settimane non è mai stato da solo, mai stato da solo fisicamente, perché aveva un sacco di persone che gli volevano bene veramente e che venivano in camera per chiedergli come stai, ma che uscivano quasi più interrogate loro di Filippo, nel senso che Filippo ha sempre avuto questa passione, questo interesse verso le altre persone dal chiedere quel banalissimo come stai, no? E spesso dai racconti che poi appunto abbiamo fatto dopo, magari una persona veniva a trovarlo, un amico, aveva quasi paura a chiedere come stai, no? C'era questo timore perché non stai bene, no? Ed era lui a interrogarti, no? A chiederti, come stai? Raccontami cosa hai fatto all'università, hai deciso poi di iscriverti a quella facoltà, piuttosto che cosa hai deciso, come a Don Fabrizio, mi ricordo che gli chiedeva come aveva deciso di iniziare quel percorso, piuttosto che quale scelta stava pensando di fare, visto che comunque erano i giorni un po' di decisioni, no? Per un cammino. C'è sempre stata questa passione, no, per gli altri, questo non chiudersi, no? Questo dedicarsi comunque agli altri, e questa sua peculiarità, secondo me, l'ha aiutato tantissimo, perché non era solo, come dicevo prima, umanamente, perché tante persone che gli volevano bene, che gli vogliono bene oggi, sono stati lì, ma non era da solo, perché io credo che lì abbia capito davvero ancora più in profondità del cammino fatto finora, che il Signore era lì con lui, era accanto a lui e che l'ha accompagnato. E lui ha sentito proprio, secondo me, la sua mano che lo accompagnava anche nei giorni di difficoltà, nei giorni di fatica, e che poi ha portato tanti bei frutti. Quindi voi non vi siete chiusi come coppia e lui non si è ripiegato su di sé, pur in una situazione che umanamente si presentava carica di fortissima drammaticità, di tanti interrogativi per lui per primo. Ecco, allora vorrei chiedere ad Andrea, in quei 20 giorni che hanno segnato la tappa forse più difficile, più significativa della vita di Filippo e di tanti altri, ecco, come l'hai vissuta tu? Com'è stato il vostro rapporto? Perché da amici spesso è facile andare a guardare le cose che ci sono state e magari dire, beh, possiamo ricordare le cose belle. Quale sguardo hai avuto e come avete vissuto insieme questo tratto di cammino, tu e Filippo? Buonasera a tutti. Noi inizialmente eravamo preoccupati per Filippo, anche perché all'inizio, sentendo la parola oncologia, tumore, e di sicuro uno pensa al peggio, però all'inizio non lo si capisce bene, e poi eravamo molto preoccupati per Anna e per Luca. Erano delle settimane molto importanti, molto delicate, vivere questa situazione, ci chiedevamo noi cosa possiamo fare. Infatti abbiamo fatto un po' squadra, diciamo, c'era chi si è affiancata ad Anna a casa sua ad aiutarla, e c'è chi invece si è preso un po' più cura di Filippo, andandolo a trovare anche i momenti in cui si era da soli per poter parlare, per poter stargli vicino, e ci siamo uniti in quello che potevamo fare, che era pregare e stare vicino a loro. E io
mi ricordo questa cosa qui, sono un insegnante, in quei giorni lì aspettavo la nomina del annuale, e proprio in quei giorni lì io andavo, quando andavo, ma neanche mi passava per la testa che in quei giorni dovevo ricevere una nomina, perché c'era qualcosa di più importante. Quando andavo da Filippo, una volta sono andato e mi ha detto: ma allora il posto te l'hanno dato? E sono rimasto spiazzato, ho detto: sei qui con tutte queste comunque difficoltà, immagino preoccupazioni per se stesso, per Anna, per la sua famiglia, eppure lui comunque aveva questo pensiero per gli altri. Questo hanno riportato più persone, più ragazzi, giovani, magari su animati che andavano a trovarlo. C'era sempre uno sguardo agli altri, cosa che ho provato a mettermi nei suoi panni, e sarebbe stata una cosa molto difficile per me. E poi una mattina, leggendo una preghiera sul libretto della nostra diocesi, delle preghiere, mi sono imbattuto in un commento dove è riportata questa frase di Madeleine Delbrin, dove dice: l'obbedienza è la fame di stare nelle mani di Dio. E ho detto: chissà cosa pensa Filippo di questa cosa qui. Allora gli ho scritto un messaggio, e nel frattempo poi mi sono accorto che lui su Facebook aveva pubblicato la stessa frase, e probabilmente lui in quei giorni lì ha incominciato a capire che obbedire al volere di Dio, cercare di capire quale fosse veramente la sua volontà, era proprio un desiderio di stare nelle sue mani, di stare nelle sue braccia. Probabilmente lui è riuscito a vivere in questo modo queste settimane, perché a un certo punto ha detto: combatto perché voglio comunque guarire, voglio tornare dalla mia famiglia, voglio vedere mio figlio, ma mi affido, cerco di affidarmi totalmente, per quanto sia difficile, perché siamo esseri umani, capire tutto non lo si capirà mai, però cerco di affidarmi. Probabilmente lì è riuscito anche a cambiare molto come lui ha vissuto. E voglio chiederti, sì, vedendo da parte di Filippo questo affidamento, come questo ha cambiato il tuo modo di stare nella tua famiglia? Che cosa hai portato, cioè, per te stesso via? Qual è il dono che questa esperienza ha fatto a te? Ma io prima di tutto mi ricordo, non sapevo anch'io, perché tante cose poi sono emerse nei mesi successivi alla morte di Filippo, e io mi porto sempre molto nel cuore quell'episodio che ha riportato Anna. Certe cose le si capisce solo davanti a Dio, e mi è capitato soprattutto dopo il matrimonio mio con Elisabetta, alcune scelte nella nostra vita e l'arrivo della nostra bimba, e il dover fermarmi e dire: no, queste frasi qui che questo mio amico ha detto, questa frase qui è proprio vera, e forse in alcuni momenti devo fermarmi e alcune cose non posso capire da solo perché non ce la farò mai, devo mettermi davanti a lui per cercare di capirle. E un'altra cosa alla quale sono molto legato, perché un'esperienza che abbiamo vissuto insieme io e Filippo qualche anno fa, ci è stato chiesto di servire durante la messa e distribuire la comunione, quindi diventare ministri dell'Eucaristia. E quello che mi ha sempre colpito di lui è che, rientrando dopo aver distribuito la comunione, si fermava sempre, anche quando il prete iniziava la preghiera finale, lui si fermava, stava lì fermo, magari anche fino alla benedizione. E io mi sono sempre chiesto: ma chissà che cosa fa, chissà che cosa chiede. E lì ancora oggi io ci penso, in quel momento lì io penso molto a lui, perché probabilmente lui in quel momento ha capito proprio l'entità del ministero a cui siamo stati chiamati, e anche ovviamente del mistero dell'Eucaristia che in quel momento si vive. Il fermarsi e ringraziare, proprio perché quello è il centro, quello è il momento importante. Queste sono le due delle cose che porto sempre con me. Grazie. Da un'esperienza di normalità siamo arrivati, come diceva Santa Teresa del Gesù Bambino, a parlare di cose ordinarie vissute in un modo straordinario, no? Di esperienze drammatiche come può essere quella della malattia,
arrivando fino a quella che dicevi, Anna, è un po' la sconfitta apparente, no? Per gli occhi del mondo, quando la morte vince, sembra essere quella l'ultima parola. Così non è stata, perché abbiamo già parlato della luce, no? Che ha avvolto questa esperienza. Ma nel fare il dono di condividere la vostra esperienza questa sera, tenete anche presente di quanti, in questo momento all'ascolto, questa luce ancora non la vedono. E allora io devo chiederti, pensando a tutte quelle persone che sono in un momento di solitudine, no? Di disperazione, di malattia, quante persone hanno vissuto esperienze simili alla tua e si trovano lacerate dentro, perché quando incontrano qualcuno che pure avanza qualche parola di speranza si sentono in realtà portate a quasi chiedere conto a Dio. Ecco, tu ti sei trovato in un momento particolarissimo, perché all'inizio di un percorso, con una promessa di bene enorme tra di voi e dopo di voi, perché comunque c'era una gravidanza che andava a termine. Io voglio chiederti, e questa è una cosa che avrai ripensato mille volte da allora, ma qual è il punto su cui hai fatto più leva per non lasciarti andare a questo scoraggiamento, ma soprattutto quasi a questo chiedere conto a Dio, no, perché? Come hai fatto a vedere questa luce? Ecco, quello che non ho detto prima è stata questa cosa. Il giorno del ricovero in oncologia e due giorni successivi, insomma, sono stati dei giorni di buio. Nel senso che ovviamente ci siamo chiesti perché stava capitando a noi. Perché eravamo due ragazzi giovani, nel pieno della bellezza della vita, e che avevamo fatto un cammino in oratorio, non che chi ha un percorso nella chiesa deve essere più fortunato di altri, no? Ma perché il Signore in cui noi avevamo tanto creduto, al quale avevamo chiesto di accompagnarci, eccetera, ci stava pugnalando alle spalle in questo modo. Come se fosse una punizione, no? Non una punizione, comunque una qualcosa di sbagliato, no? E io li definisco un po' come dei giorni di buio, proprio perché c'è stato un po' un buio sia in me che in Filippo, abbiamo pianto tanto insieme e siamo stati anche quelle primissime ore tanto da soli, nel senso ci siamo abbastanza presi del tempo per stare da soli io e lui. Poi credo che abbiamo avuto una grazia grandissima, e questa grazia grandissima è stata la possibilità, al di là di avere tante persone intorno, la preghiera delle persone che erano accanto a noi, e che è difficile davvero difficile da spiegare la forza che c'è dietro a questa preghiera, perché abbiamo sentito proprio una forza, sapevamo che tante persone vicine o lontane che fisicamente venivano in ospedale oppure che non venivano pregavano per noi, avevano un pensiero per noi, c'erano accanto in qualche modo, e questa è stata una forza grandissima ed è successo, secondo me, abbiamo avuto una grazia grande, quella appunto di avere delle persone con cui condividere, con cui poter parlare, con cui poter stare, e delle persone, una comunità che comunque non ti aveva lasciato da sola, no? Partendo dalle famiglie, i più vicini, dagli amici più stretti, ma come dei cerchi che si allargavano, no? Io ho proprio sentito questa forza, e credo che questa forza l'abbia sentita anche Filippo, soprattutto lui, questa forza di continuare a sorridere, perché Filippo non ha mai smesso di sorridere, di essere sereno, nei limiti, ma ha sempre regalato serenità, a me per prima, che ero quella io da calmare. Era lui, io mi ricordo alcuni colloqui che abbiamo avuto insieme, no? Eccetera, che era lui che mi calmava, no? Che mi diceva di non preoccuparmi, che mi diceva l'unica cosa di cui tu ti devi davvero preoccupare è il nostro bambino, di pensare a lui. Del resto non ti devi assolutamente preoccupare. Quindi lui era totalmente sereno, e questa è un'altra grazia che ho potuto vedere nei suoi occhi, nella sua vita in quei giorni. E poi credo che l'altra grazia grandissima che abbiamo avuto è stata, come dicevo prima, le persone che hanno condiviso con noi, in particolar modo per noi lo è stato Don Fabrizio, perché a un certo punto della malattia, dove il tempo iniziava a scarseggiare e lo vedevamo, e ci ha detto, mi disse questa frase, mi disse andate all'essenziale,
è importante che voi vi ritagliate del tempo per andare all'essenziale. E mi sono chiesta che cos'è questo essenziale, cosa dobbiamo dirci, cosa, oltre che allo stare, al vivere insieme questa malattia, che cos'è l'essenziale. E abbiamo riscoperto, soprattutto negli ultimi giorni, l'importanza del poter pregare insieme, del poter dire banalmente, tra virgolette banalmente, ma nella semplicità, un Padre nostro insieme prima di andare a casa. Io ero l'ultima a uscire dalla camera alle 8 di sera più o meno, prima che le infermiere invitassero la gente lì ad accomodarsi verso casa, nel dire un Padre nostro insieme. E anche questo credo abbia dato una forza, a me ha dato una grande forza, no? È un chiedere di nuovo un accompagnamento, una, e di chiedere una grazia. Questa grazia, forse noi chiedevamo la guarigione, Filippo non l'ha mai chiesta, gliel'ho chiesta, la chiedevo forse più io, forse le persone che erano più accanto a noi, no? Però anche se lo desiderava profondamente, ma non ha mai chiesto di guarire, no? Ha sempre volto il suo sguardo nei confronti degli altri, no? E nel mio caso di pensare a me, pensare al bambino e non preoccuparsi assolutamente con lui, di lui. E poi mi sono chiesta appunto cosa volesse dire andare a questo essenziale, no? E l'altra cosa un po' strana che mi è successa è stata quella: un giorno a casa, erano gli ultimi giorni della sua malattia, e mi è capitato per mano il Salmo 23. E un pezzettino, no? Il Salmo 23 ne avevamo scelto anche come salmo del nostro matrimonio, e non so perché in quel momento mi è venuto da scriverglielo, da scrivergli quel pezzettino, e lui non mi ha risposto inizialmente, l'ha letto. Un giorno dopo, due giorni dopo, mi ha risposto a quel messaggio. Nel frattempo ovviamente ci siamo visti diverse volte, ci siamo sentiti diverse volte, no? Mi rispose lui a quel stesso messaggio citandomi il pezzo successivo, no? Diciamo i versetti successivi, no? E forse l'essenziale è proprio quello, no? È l'affidarsi totalmente nelle mani del Signore, perché non bastiamo più, possiamo dirci mille parole, sprecare, tra virgolette, sprecare mille parole per dirsi tante tante cose, però è insieme che bisogna andare verso l'essenziale. E sono stati dei passi fondamentali per me, per non sentirmi né da sola, ma per poter anche continuare adesso che Filippo è 3 anni che non c'è più, no? Quando tu hai letto nella lettera, no, che Filippo io lo sento vicino a me, lo vedo vivere negli occhi dei suoi amici, lo vedo vivere negli occhi di Luca, ovviamente, no? Però lo vedo anche nelle persone che sono state un pochino toccate dalla vicenda di Filippo, sia che io le conosca che non le conosca, che abbia avuto modo magari di conoscerle tramite una lettera, un'email o un messaggio fatto arrivare in strano modo. E credo che Filippo viva in questo, no? In questo piccolo segno di luce e di speranza che la sua vita ha portato, e nella vita delle altre persone che hanno in qualche modo potuto conoscerlo, in qualche modo li abbia toccati profondamente. Hai parlato della preghiera come un punto di leva, no? Su cui proprio poter contare per arrivare a cogliere questa luce, e hai citato Don Fabrizio, e prima della diretta guardavamo insieme una preghiera, no? Che hai composto per pregare con Filippo, e mi colpisce come questa parola preghiera sia risuonata più volte, forse come la chiave per arrivare a quell'essenziale. Allora vorrei chiederti, facendo riferimento, ecco, magari a questa preghiera, qual è l'eredità che Filippo ha lasciato, ma a te per primo, perché prima hai detto ha cambiato il mio modo di essere prete, ed è una cosa forte, perché a volte quando da fuori si guarda il sacerdote, il parroco, si dice in fondo per lui sarà tutto chiaro, sarà tutto facile, invece noi siamo in cammino, faremo più fatica, e invece anche tu hai fatto un tuo cammino personale. Allora quale eredità hai visto sgorgare attraverso la preghiera per te, per i ragazzi che sono a te affidati dall'esperienza di Filippo? Sì, io penso che quelle 3 settimane di ospedale nelle quali ogni giorno mi recavo da Filippo, anche brevemente, però non ce la facevo non passare, siano state le settimane, io dico, le più belle della mia vita, e spero di, cioè noi ci capiamo cosa vuol dire, ma capisco che all'esterno uno può dire, ma cosa stai dicendo, sei impazzito, no, sono state le più belle, più intense, dei veri e propri esercizi spirituali. Sono iniziati con io ho imparato molto da Filippo. Filippo non è uno che ha scritto molto,
Però abbiamo avuto la fortuna in quei giorni di raccogliere quasi come un testamento alcuni suoi SMS, questa è la forma nuova di comunicazione, no? Tant'è che addirittura il primo libro che è uscito su Filippo è stato proprio costruito sui messaggi. E te ne cito tre velocissimamente che mi sembrano che dicano qualcosa di molto bello. Il primo mi è arrivata la sera della domenica, due giorni dopo che è stato ricoverato, io sono sceso e la prima cosa che lui mi ha chiesto è se gli portavo la comunione. Allora gliel'ho portata e sono arrivato lì appunto dopo la messa, quindi verso mezzogiorno, e con la teca, con l'Eucaristia. Ma siccome lui era ministro straordinario, ho pensato una roba un po' strana, che insomma non si dovrebbe fare, ma si vede che lo Spirito Santo andava bene così quella volta lì. E cioè gli ho detto, senti Filippo, adesso c'è un po' di macelle, eccetera, eccetera, io ti lascio la teca con il Signore. Secondo me hai qualcosa da dirgli, sono sicuro che hai qualcosa da dirgli. Te lo lascio qui vicino, il Signore c'è sempre, ma l'Eucaristia è veramente la sua presenza, no? E quindi te lo lascio lì, lui l'ha custodito fino a sera e poi ha fatto la comunione. E allora la sera io gli mando un messaggio chiedendogli com'è andata la chiacchierata con il capo. E lui mi ha risposto in questo modo, un messaggio credo che non mi dimenticherò mai, ma che dice Filippo, dice dove era arrivato Filippo, e forse io non me ne ero reso conto che era già arrivato lì. Mi ha risposto così: all'inizio volevo dirgliene quattro, questo è il sano realismo, ma come, no? Ma cosa ci faccio qui? Poi ho capito, sentite bene, che lui intende il Signore, carica la croce su chi può sopportarla, e poi con una faccina che ride mi ha scritto anche se ne facevo meno. Quindi gli ho affidato tutto, me, il piccolo e Anna. Cioè lui carica la croce su chi può sopportarla. Ha capito che era arrivato il momento di accogliere quello che la vita gli metteva davanti come una croce non di maledizione o di pura sofferenza, ma come qualcosa che avrebbe potuto aiutare lui, ma soprattutto avrebbe potuto ridire un affidamento suo e non solo suo. Questa è stata la prima cosa. Poi c'è un altro episodio molto bello, perché io a un certo punto vado da lui e gli dico: senti un po', ma scrivono tutti al Papa, senti, scriviamo anche noi, cosa dici? Cioè, gli scrivo io, no? E lui il primo momento mi dice: ma tu sei pazzo, no? Poi sta lì un attimo a pensare, dice: ma senti, quasi quasi gli scrivo. Allora dico: senti, tu metti giù la lettera, poi ci penso io a spedirla. Io vorrei leggervi due o tre righe di quello che lui ha scritto al Papa. E lì penso che lui si sia proprio, come dire, no, di fronte al Papa, no? Si è concentrato a dire in poche righe tutto quello che però aveva dentro. Scrive, beh, prima si presenta, poi arriva a dire così: oggi santità, purtroppo mi è stato diagnosticato un carcinoma neuroendocrino. Con la mia lettera sono a supplicare una sua preghiera perché qualunque cosa succederà a me, la mia famiglia possa sempre trovare in Gesù la roccia a cui ancorarsi, per non essere spazzata via dalle difficoltà della vita, e perché Luca possa trovare in Gesù un amico fedele che mai lo abbandona. Io non so, eravamo già a settembre, quindi eravamo già, lui morirà l'11 di settembre, se non vado errato, questo è intorno al 3 settembre, al 2 o al 3 settembre, quindi eravamo alla fine della vita di Filippo. Quante cose avrebbe potuto chiedere? E al Papa dice: no, Gesù è la roccia, che non si stacchi da lì, perché se si stacca da lì crolla tutto. E che Luca sappia, io mi immagino quando Luca leggerà queste cose, adesso piano piano sta capendo, e quando comprenderà quale eredità anche, no? Guarda che il tuo papà, il suo desiderio più grande per te era quello che tu potessi conoscere Gesù come l'amico fedele che non ti abbandona. Lo diceva uno a cui stava spegnendosi la vita. E questo è veramente impressionante. L'ultimissima cosa che ho imparato è questo, è l'offrire. Non va più di moda, noi preti non parliamo, almeno io non ci avevo mai pensato così fino a quel punto, l'offrire la sofferenza, l'offrire quello che stiamo vivendo, no? Noi ci siamo trovati in quelle tre settimane tante volte a pregare, siamo partiti dalla cappella dell'oratorio. Ci siamo trasferiti poi in una chiesa un po' più ampia, poi ci siamo fermati perché purtroppo Filippo è mancato, se no saremmo arrivati anche in Basilica, certamente, poi in Basilica ci siamo arrivati con centinaia e centinaia di persone il giorno del funerale, anche lì sarebbe un capitolo interessante, gente che si è sentita attirata ma senza conoscerlo e ha partecipato a quei funerali che furono
un momento di festa, di genuina festa cristiana, chiamiamoli così. Ecco, quando, mentre ci trovavamo a pregare, io facevo così, gli mandavo su WhatsApp una foto della gente che era lì presente, guarda Pippo, sono qui tutti per te che stanno pregando, no? E lui sempre ringraziava, una volta mi ha risposto così: il Signore ve ne renderà merito, state riempiendo quello scrigno a cui il Signore attinge, vi abbraccio tutti, grazie. Cioè lui aveva capito che non bisognava buttare via niente, nemmeno quella fatica che ormai lo accompagnava in quei giorni, tutto poteva essere offerto. Per chi non si sa, è bello l'immagine dello scrigno dove tu ci butti dentro tutto e poi il Signore sa per chi e per che cosa può utilizzare quella tua sofferenza, ma che tu hai deciso di mettere in quello scrigno, non sei obbligato, ma se lo fai quella diventa potenza, diventa amore, diventa davvero una forza per qualcun altro. Ecco, sono cose molto semplici, perché vedete che la vita di Filippo non è difficile. Io dico sempre, e finisco, no, che Filippo era fondamentalmente contento perché aveva realizzato nella sua vita una cosa sola, e cioè che Dio lo amava. E davanti a questa scoperta aveva di fatto, no, ma senza dirselo, ma di fatto, nei fatti, aveva deciso che l'avrebbe detto a tutti, e lo ha detto a tutti. Perché quando scopri la gioia di essere amato, se è vera, tu non puoi tenerlo per te. Ti innamori della tua vita, certo, ma ti innamori anche della vita degli altri. Se vedi qualcuno che rimane indietro e che questa gioia non l'ha scoperta, cosa non fai per? E Filippo faceva questo. Filippo si tardava dal lavoro, tornava a casa tardi da sua moglie perché doveva incontrare quel ragazzo che nel pomeriggio gli aveva mandato il messaggio per dirgli: posso parlare? Ho bisogno di parlarti. E mille altre cose che abbiamo scoperto, no? Come attenzione agli altri, pur di fare in modo che quella gioia che lui aveva incontrato potessero incontrarla anche altri. Ecco, tutto questo è straordinariamente bello. Prima di lasciare il tempo per le domande che i nostri radioascoltatori potranno porre agli ospiti di questa sera, cioè Anna, la moglie di Filippo Gagliardi, Andrea, l'amico che lo ha accompagnato in modo particolare in questo tratto del suo cammino, e poi Don Fabrizio, che era il responsabile dell'oratorio in quel momento, ecco, vorrei concludere chiedendoti ancora, Don Fabrizio, se ci sono degli strumenti o dei modi per cui possiamo conoscere meglio adesso Filippo, perché hai detto che ha attirato, no, tante persone, sono passati appena 3 anni dalla sua scomparsa, ma in realtà tanti ancora chiedono di lui. Allora, chi volesse saperne di più, che cosa può fare? Ci sono dei libri? Sì, ci sono 2 pubblicazioni, sono uscite praticamente subito, anche qui non sto a raccontare, ma è stato molto bello come le cose sono nate, senza essere cercate, ma c'è stata una disponibilità a raccontare la storia di questo ragazzo, che è una storia di normale vita cristiana, ecco, come sarebbe bello che potessimo dire: guarda che si può essere cristiani oggi, si può essere, Filippo ce l'ha fatta ed è luce anche per te. Allora, sono 2 libri fondamentalmente, uno scritto da Ilaria Nava che si intitola appunto Volevo dirgliene 4, perché riprende quel messaggio che vi citavo prima della San Paolo, e che è stato il primo libro che è uscito. E poi c'è anche un libretto più piccolo, Filippo Gagliardi, Prima la morte, poi la resurrezione, poi la vita, di Roberta Leone e di Francesco Occhetta, dell'editrice Velar, che fa parte di quella collana blu, diciamo così, dei testimoni. Poi esiste anche un sito che è www.filippogagliardi.com. E poi c'è anche una pagina Facebook, Filippo Gagliardi, Associazione Pippo C'è, si intitola, ma se cercate Filippo Gagliardi, beh, c'è ancora la sua pagina personale, ma c'è anche la pagina dell'associazione, sempre aggiornata. E questo è qui, vi dico solo che appunto è nata anche un'associazione proprio in quest'ultimo anniversario di qualche settimana fa, che vuole appunto tener viva questa luce e portarla agli altri, ma poi le informazioni le trovate su questi mezzi.
Grazie allora ancora a Don Fabrizio, e adesso vorrei lasciare, cari amici, a voi l'occasione per porre le domande. Vi prego in modo particolare, più del solito, di porre domande in tema con quanto abbiamo presentato, soprattutto sfruttare l'occasione di poter chiedere a questi amici che sono intervenuti in diretta, ecco, qualche parola in più che possa aiutarci a condividere l'esperienza di Filippo. Ci lasciamo per una breve pausa musicale, ci ritroviamo tra poco. Pronto? Buonasera, mi chiamo Roberto. Volevo fare una domanda alla signora Anna, se possibile. Certamente, buonasera. Dica pure. Allora, innanzitutto grazie per la splendida testimonianza, sapendo che il Signore trae da ogni morte una risurrezione. Volevo sapere, ecco, mentre ascoltavo la storia purtroppo tragica di suo marito, che se c'era già un sentore, una certa assonanza di quella frase che c'è nel Vangelo riferita a Gesù, che a me ha sempre dato un po' di preoccupazione, cioè in parola obbedienza dalle cose che patì. Loro hanno parlato dell'obbedienza, di questa obbedienza a fidarsi delle mani di Dio, se c'era già questo sentore da parte di Filippo. Beh, io credo che Filippo, appunto, come ho detto prima, credo più volte, si sentisse molto accompagnato dal Signore, ecco. E poi credo che in quei giorni tante cose di Filippo noi non le abbiamo potuto sapere in profondità, perché soltanto era lui davanti al Signore ed era un rapporto a due in quel momento. E sicuramente ha colpito, come diceva Andrea prima, quella frase di Madeleine de Brel, dell'ubbidienza che la fama di stare nelle mani di Dio. E credo che tante cose le abbia capite lui davanti al Signore. E questa sua profonda obbedienza, no? Questo suo profondo accettare e accogliere quello che il Signore, quella croce che il Signore gli stava mandando, è qualcosa che solo lui può sapere in profondità, solo lui sa, ha vissuto nel suo cuore e l'ha vissuta accanto al Signore, ecco. È un mistero solo loro. Pronto? Pronto? Buonasera. Io intanto vorrei salutare le tre persone che sono in studio, che sicuramente si ricorderanno di me. Io sono Cinzia Baccaglini e quindi vorrei salutare Diego, vorrei salutare Don Fabrizio, vorrei salutare in particolare Anna, perché io sono quella Cinzia Baccaglini che tutti conoscono singolarmente, ma che ognuno ha conosciuto in maniera diversa. Voglio ringraziare il Signore per questa occasione, perché mi è stato detto che c'era una testimonianza di Filippo in questo preciso momento, che a me è molto cara, soprattutto rispetto alla dedica che Anna mi ha fatto nel libro di Filippo, quando anch'io ne avrei voluto dire quattro, ma non è stato così, e un bacio in particolare ovviamente al bimbo. La domanda è semplice ed è questa: mi piacerebbe, visto queste due incidenze, poi ne parleremo singolarmente, ma visto queste due incidenze, l'importanza di questo amore per la vita di Filippo. Amore per la vita dei concepiti, amore per la vita e la custodia della sua vita fino all'ultimo, amore per i morenti e quindi la difesa della vita che lui ha proclamato, testimoniato, annunciato e servito. Una, oserei dire, un evangelium vitae vissuta nella sua vita. Grazie. Grazie a te, Cinzia, ti rispondiamo per radio, grazie. Ciao Cinzia, certo, Filippo è un innamorato della vita, io credo che sia tutto qui, e la vita della vita, ne era innamorato nel viverla, ma era anche innamorato nel parlarne. Filippo era molto battagliero anche su tanti temi, no? Una delle cose più belle, no? Era quello che tante volte lui diceva: noi dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi, come dice Pietro nella sua lettera, no?
e quindi difendere, ma non difendere per difendere perché c'è una guerra in corso, ma difendere per far vedere la bellezza della vita, la bellezza della famiglia, la bellezza di una vita che va sempre accolta, che va sempre sostenuta. Lui questo lo ha fatto in ogni momento, fino a difendere e a proporre la sua vita che stava spegnendosi come qualcosa, come un dono continuo, perché come dicevano prima loro, no, è vero, quella camera si era trasformata in una specie di santuario, santuario di vita, andavi a imparare e respiravi vita, ecco. Grazie. Buonasera. Buonasera. Vorrei salutare i presenti. Grazie per averci donato questa bellissima storia. Come si chiama, signora? Io mi chiamo Loredana, chiamo dalla Calabria. Grazie. Volevo domandare ad Anna, grazie Anna per questo grande esempio di vita in semplicità. Come penserà lei di dire al piccolo Luca, che magari potrà pensare anche lui vorrebbe dirgliene quattro, su tutto questo esempio di dolcezza, di tenerezza che ha trasmesso Filippo a tutti, e ancora dopo 3 anni e stiamo qua tutti a pensarci, e vi ringrazio, ascolto per radio. Grazie. Grazie mille Loredana. Ecco, Luca è un bambino straordinario, non, perché ha un sorriso che è lo stesso sorriso di Filippo, viene da dire. E perché in una situazione di tragedia, perché questo è la nostra storia purtroppo, lui è tremendamente sereno, così come era sua mamma. E Luca sa già adesso che ha 3 anni, ma così come sa dal primo giorno in cui è nato, che suo papà è in cielo e che lo protegge, che è accanto a lui, che lo vede nelle foto, lo vede nei racconti, che in totale semplicità, anche se agli occhi di qualcuno può essere molto strano e magari non condivisibile, il fatto che a volte tra amici, magari davanti a una serata insieme, a una pizza insieme, a volte si ricorda Filippo in un aneddoto, in una parola detta o in una situazione, ah, Filippo avrebbe detto questa cosa, e ci sorridiamo sopra. Io credo che Luca cresca in questo sentimento, no? Tra le persone che hanno voluto bene a Filippo, che sono stati vicini, e cresca in questo sentimento di serenità, perché vede la serenità in molti di noi, che è la stessa serenità che ci ha trasmesso Filippo. E questo è un po' il mio obiettivo, no? Di farlo crescere nella totale serenità, no? Che suo papà comunque c'è, che anche se non ha mai avuto la fortuna di poterlo conoscere, però suo papà c'è e sarà sempre accanto a lui. Grazie. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Posso non dirlo? Va bene. Da dove chiama, se possibile? Da Bologna, da Bologna. Grazie, dica pure. E niente, volevo dire condividere un attimino con la mia esperienza con quella della signora Anna. Io penso che il problema è che di fronte alla morte tutti noi siamo impreparati, no? Quindi a volte, come lei ha detto, ci sono delle cose che ci vengono dette e che ci cambiano un attimo il percorso. Come lei ha raccontato che il prete aveva detto andata all'essenziale, e a quel punto lei ha focalizzato che l'essenziale poteva essere anche pregare, no? Io penso che quello che questa ragazza così giovane ha vissuto con suo marito in quel momento di preghiera costituisca, adesso non vorrei sembrare, un po' l'immagine della comunione dei santi, che è una cosa grandissima, e quindi in effetti, come si rende conto, dice: io ho avuto una grande grazia. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa era una similitudine, perché anche a me è accaduto un momento di fronte alla morte, perché era morta una persona cara, no? Di non comprendere il perché, cioè più che altro di sentire il non senso della vita, perché è umano, no? Di fronte alla morte non sentire il senso della vita. A me era stato detto una cosa da una persona
che mi ha fatto un po' l'effetto del suo guarda l'essenziale. Mi era stato detto, guarda, non si può morire tutti nello stesso momento, no? E ecco, io questo voglio dire a Anna, come è stato detto a me, non si può morire tutti nello stesso momento, ma si può continuare ad andare tutti nella stessa direzione. Penso che quello che noi dobbiamo fare quando ci manca qualcuno e quando non comprendiamo la morte. Grazie per questa testimonianza. Chiedo una parola ad Anna di commento, visto che il tempo volge ormai al termine, e poi a Don Fabrizio una piccola conclusione. Prego, Anna. Grazie. Sì, ecco, l'andare insieme, il camminare insieme, appunto, mi viene come la nostra vita l'abbiamo intesa un po' come un cammino, cioè l'abbiamo sempre vista in Filippo come un cammino, in particolare il cammino di Santiago che abbiamo avuto il modo di fare insieme un pezzettino, e la vedo un po' così anche adesso, no? Il poter camminare, poter avere davanti una strada che non sappiamo come sarà, quali discese avrà, quali salite avrà, ma che sappiamo che l'orizzonte è più grande del nostro, e quindi è bello prendersi per mano e camminare insieme. Sì, volevo concludere il Monsignor Renato Corti, vescovo emerito di Novara, che tra pochi giorni diventerà cardinale, ci ha fatto il dono di scrivere la postfazione del libretto più piccolino. Volevo lasciare a lui la parola conclusiva, se era possibile, quando scrive: «Mi rivolgo infine direttamente a te, Filippo. Caro Filippo, ho accennato a un tuo segreto interiore. A confermare il fatto che ne eri veramente abitato è stata certamente la tua dedizione educativa. Ma lo saranno poi gli ultimi, imprevedibili, durissimi giorni della tua breve vita. Eri ancorato a una roccia e questa aveva un nome, Gesù. E così non sei stato travolto quando, imprevedutamente, hai dovuto ripiegare la tenda mentre ti trovavi al punto in cui la tua vita, anche con il tuo matrimonio, sembrava che stesse ancora iniziando. Forse nel tuo cuore sono emerse domande cui è difficile dare risposta, ma la fede è diventata dentro di te reale affidamento a Dio. Sei stato chiamato a una fede eroica. Forse ti avranno potuto aiutare le parole del Salmo che dice: «Se anche vado per valle tenebrosa non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro sono la mia sicurezza». Parole preziose nell'ora della prova suprema, ma voglio aggiungere di più: Gesù e i suoi discepoli, che avevano lasciato tutto per causa sua e del Vangelo, disse che avrebbero ricevuto già ora, in questo tempo, 100 volte tanto insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Chissà, forse Gesù le ha dette anche a te, e tu le hai intese come la chiave di lettura della tua esistenza. Grazie per questa conclusione, grazie ai nostri ospiti intervenuti in diretta questa sera dagli studi di Radio Maria qui ad Erba, a Don Fabrizio, ad Anna e ad Andrea. Un invito a tutti voi, cari amici, a fare quello che più conviene di fronte a esempi di santità di vita, non limitarsi ad ammirare, ma sforzarsi con la grazia di Dio di imitare l'esempio che ci ha offerto. Una santa notte a tutti, una comunione di preghiera e un arrivederci al prossimo primo sabato del mese da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.